le domande piccole, spesso piccine, dei grandi. Quelle domande appunto che spesso si fanno e si fanno da una prospettiva spesso solo orizzontale. Abbiamo bisogno allora di recuperare il senso delle anche di quelle domande piccole, perché in fondo toccano degli snodi fondamentali della nostra fede e della nostra vita. E allora, proprio alla luce di questo testo agile che è uscito, vivere la fede oltre i luoghi comuni. Ecco, interroghiamo innanzitutto, chiediamo luce a Padre Maurizio di aiutarci a, alla luce della sua esperienza, di aiutarci a interpretare, leggere alcune domande che secondo la mentalità corrente spesso vengono poste o obiezioni alla vita di fede. Ecco, di aiutarci a viverle oltre i luoghi comuni, partendo proprio da quel tema che è emerso anche su alcune recensioni recenti al nostro libro online, partendo dal tema dei miracoli. È possibile ancora oggi credere ai miracoli? Non sono una cosa assurda. Ecco, il titolo di questo incontro che Padre Maurizio aveva proposto nei 5 passi era «Credenti o creduloni?». Una persona credente e istruita può ancora credere ai miracoli. Ha senso credere ai miracoli? Quei miracoli che forse non è difficile riconoscere nella nostra stessa vita, ma che richiede forse questo un salto. Ecco, chiediamo a Padre Maurizio innanzitutto di dirci qualcosa su questo. È possibile credere ai miracoli oggi ancora? Beh, nei miracoli non è necessario credere, perché quando un miracolo è vero è un fatto, è un avvenimento, è un qualche cosa che di assolutamente inspiegabile. È vero che noi a volte usiamo la parola miracolo per molte cose, per parlare di altro, ma in realtà tecnicamente il miracolo è un intervento eccezionale, straordinario di Dio, che interrompe il funzionamento da Dio stesso fissato nella sua creazione. E quindi le caratteristiche del miracolo sono le stesse che noi vediamo all'interno dei Vangeli. Cioè, Gesù non ha guarito tutti, ad esempio. È evidente che Gesù ha una potenza taumaturgica, però quando qualcuno dice Gesù ha guarito tutti, non è vero. Cioè, ci sono delle persone malate che al tempo di Gesù, con Gesù vivente sulla terra, sono morte. Non è vero che tutte le persone guariscono, la maggior parte delle persone si ammala e muore delle malattie. Ad esempio, non è vero che la presenza, la morte e la risurrezione di Gesù ha eliminato la morte biologica. Cioè, quindi è vero però che sono avvenuti al tempo di Gesù con determinate caratteristiche che le ritroviamo ancora oggi nei miracoli che avvengono, dei fatti straordinari che hanno dato una grande fama a Gesù. Ad esempio, a un certo punto lui, dopo tutta una giornata passata a compiere questi miracoli nella cittadina di Cafarnao, c'è scritto proprio chiaramente nel Vangelo che hanno detto basta così per oggi. Quindi evidentemente era a casa di Pietro, immaginatevi la scena. Queste non sono immaginazioni, perché è il Vangelo che descrive questo. Quindi Pietro, che sarà andato dai suoi compaesani e dire adesso basta, il maestro è stanco, ci rivediamo domani. Anche magari con una punta di compiacimento, di orgoglio per la bella figura che stava facendo. Alla mattina cercano Gesù e Gesù non si trova, cioè dove è andato? Quindi immaginate l'ansia, la preoccupazione, perché cominciava Gesù era a pregare, e vanno da lui e gli dicono guarda che tutti ti cercano, come dire, devi continuare, e lui dice no. Cioè, Gesù lasciò deluse delle persone che magari... Ma vedete il fantozzi che era arrivato alla porta, che era arrivato il suo turno, toccava a lui, si è sentito dire no, perché non è mai un fantozzi, è sempre qualcuno che... E la mattina dopo lui ritorna e dire io ero il primo, adesso tocca a me. Il Vangelo è così, no? E Gesù dice no, io devo fare... sono mandato per altro, devo annunciare il regno di Dio, devo predicare, ricordando che la predicazione della salvezza è più importante della salute.
Quindi Gesù non ha guarito tutti, però è vero che ci sono delle azioni straordinarie, oppure i miracoli quando ha camminato sulle acque, o sono dei fatti, degli avvenimenti. Ad esempio, poi noi dobbiamo chiederci, ma in che senso è ragionevole credere? Per me questo è abbastanza semplice, avendo letto naturalmente delle considerazioni fatte da altri, però che mi hanno razionalmente convinto. Cioè, i contemporanei di Gesù avevano, alcuni di loro avevano tutti gli interessi per dire se fossero stati degli episodi, degli avvenimenti inventati. Non era possibile scrivere, visto che quando sono stati scritti i Vangeli e questa è storia, i testimoni oculari erano ancora viventi, ci fossero state indicate o predicate delle cose false, non avvenute veramente, ci sarebbe stato un interesse fortissimo per denunciare la menzogna, l'inganno. Difatti anche la parte del mondo ebraico, del popolo di Israele che non ha accolto Gesù, la spiegazione che veniva data della potenza che emanava Gesù, che gli faceva compiere questi fatti straordinari, era quella proprio di essere connesso, legato con Satana, col male, e per il potere del maligno che fa queste cioè, però era evidente che comunque un potere c'era e un'azione c'era, quindi non potendolo negare il fatto, davano un'altra spiegazione. Voglio dire, e il popolo di Israele c'è ancora oggi, ha continuato a esserci e ha continuato, avrebbe avuto all'inizio tutto l'interesse a negare la verità di questi avvenimenti. E così noi, il problema è il contrario, cioè l'ideologia materialista, non amante della scienza, perché una vera amore per la scienza comporta il fatto che tu ti devi fermare davanti ai fatti, hai lo stupore davanti agli avvenimenti, quindi è aperta alla possibilità di constatare che determinati fatti avvengono. Quando invece lo scientismo, cioè ciò che esce fuori dalla mia idea, deve essere sicuramente spiegabile in un altro modo. Quindi la vera fatica è per gli scientisti, gli atei, i materialisti, di dover dimostrare che tutti i miracoli sono falsi. Questo diventa un po' più complicato, perché ne basterebbe uno vero per dire che uno vero, ne basterebbe uno vero, e ce ne sono invece a centinaia e migliaia. Quindi i miracoli sono un fatto. A me mi preoccupa di più il disagio che mi sembra che ci sia da parte di certi cattolici nei confronti di una cosa così ovvia come i miracoli. Cioè, se Gesù li ha voluti fare, vuol dire che è evidente che Gesù stesso ha un certo sospetto nei confronti dei miracoli, li fa in luoghi riservati, allontana le persone, non ditelo, quindi continuerà ad avere questo stile anche oggi, Cristo vivente, nel fare i miracoli, però la loro esistenza mi sembra una questione molto, molto tranquilla. Mi sembra però strano che alcuni cattolici debbano per forza dire che noi non abbiamo bisogno dei miracoli, ma non è che non abbiamo bisogno, Cristo li ha voluti e continua a volerli, quindi se lui ritiene che debbano esserci, perché continuano ad avvenire, noi vediamo che però con le caratteristiche dette prima, non avvengono con una regolarità, e uno potrebbe anche dire perché non è avvenuto alla persona malata per cui ho pregato tanto. Questo non lo so, sinceramente. A volte il miracolo non è anche, e noi diamo troppo forse importanza, cioè, a questa vita come se fosse l'unica, a questa salute come se fosse tutto. La cosa più importante è la salute. Un cristiano tecnicamente questa cosa non può dire, la cosa più importante è la salvezza. Ecco, un'altra invece domanda classica che, così, nella nostra esperienza personale è facile che abbiamo incontrato in qualche interlocutore, riguarda il tema della confessione. Confessione, sacramento così bello, è il sacramento della gioia del perdono, della riconciliazione appunto con il cuore del Padre. Un'obiezione classica è: ma perché devo confessare dei miei peccati a un uomo? Proprio ieri ancora sentivo persone che si intrattenevano su questo tema. Ecco, l'obiezione classica è: come illuminare la bellezza della confessione e la sua preziosità e necessità per l'anima dell'uomo, per il cuore dell'uomo?
Cioè, mi ricordo benissimo che quando è stato il momento di parlare di questo passo, cioè, ho voluto con grande onestà, spero, prima di tutto umana, dire che il problema, che la crisi della confessione è una crisi sacerdotale. Cioè, i problemi, i sacerdoti hanno un doppio problema, nel confessarsi e nel confessare. Questo è un dato di fatto. Quindi quello che hai detto tu all'inizio viene percepito da molti credenti con una sorta di timore, perché non sembrerebbe l'esperienza che hanno loro, che fanno loro. Cioè, non sembrerebbe che i preti siano trasfigurati dalla gioia del confessarsi e non sembrano così ardenti nel confessare. Perlomeno a me sembra che l'unico approccio comunicativo possibile è quello di essere molto leali con le persone. Quindi credo che molti sacerdoti, cioè molti, credo che ci sia un problema sacerdotale, tanto che Giovanni Paolo II in un Giovedì Santo ricordò ai sacerdoti l'importanza di confessarsi. In un Giovedì Santo, momento proprio il giorno sacerdotale, ricordò questa. Quindi evidentemente San Giovanni Paolo II vedeva questo problema. Papa Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ha sottolineato che il problema, a suo avviso, nella Chiesa è il problema della fede, della mancanza di fede. Io sinceramente ne sono convinto. Personalmente ho, ringraziando Dio, incontrato sacerdoti, però li sono dati, ecco, in questo senso sono andato a cercarli. Ho trovato sacerdoti appassionati della confessione, quindi io ne ho un'esperienza decisamente positiva, veramente. Io trovo e spiego la nascita dei cinque passi è legata alla confessione, al sacramento della confessione. Non è, e di questo sono molto sincero, perché a Roma, quando arrivammo in aiuto alla congregazione di Roma, che era rimasta con pochissimi padri, iniziammo da lì, cioè proprio dallo stare in confessionale in attesa dei penitenti per ore e ore e ore, e da lì cominciarono ad arrivare le persone, i penitenti, nacque il primo gruppo dell'oratorio, e ancora questa mattina che abbiamo celebrato un battesimo di una bimba di due genitori che ho sposato, ma il rapporto è cominciato con la confessione. Ed è con quel gruppo di persone, molti di loro, che vengono decisi i temi dei cinque passi, è con loro che digiuniamo prima del passo, che facciamo l'adorazione eucaristica prima del passo, perché certi demoni si vengono solo con la preghiera e il digiuno. A me, magari sarete stanchi di sentirmelo ripetere, padre Carbone, tu anche sarete stanchi, però io lo devo dire, perché se no io questo aspetto comunitario dei cinque passi, voi vedete me come se fossi l'autore di questi libri. Io non ho fatto niente, cioè io non è che ho fatto niente, io ho studiato, mi sono preparato, però poi fondamentalmente mi sono fidato di Gesù, e quindi fatta la mia catechesi di mezz'ora, 40 minuti, quel che l'è, poi dopo persone, finalmente l'ultimo passo sono cominciate a tornare abbondantemente in chiesa, oltre a quelle che lo seguono online, le domande anonime, quello è il cuore dei cinque passi, quello è quello che manca sempre nella chiesa, e quel momento lì io lo vedo che non può essere replicabile in altri momenti, perché se no sarebbe un atto di puro orgoglio, perché Gesù dà dei comandamenti al plurale. Il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Chiedete, bussate, cercate, sempre al plurale. E anche non preparate prima il vostro discorso. Vi sarà dato in quel momento lo Spirito Santo per rispondere. Certi demoni vengono sconfitti solo con la preghiera, col digiuno. Quindi io constato questo, che avendo preparato prima il passo nella scelta dei temi insieme, avendo pregato pochi minuti prima del passo, avendo digiunato pane e acqua insieme, spero di non scandalizzare nessuno, anche se non si direbbe che ogni tanto faccio pane d'acqua, però poi alla sera mangio normalmente. Ora, tutto questo comporta che quelle persone con cui facciamo queste cose sono persone che sono avvicinate tramite il sacramento della confessione, della riconciliazione. Quindi io
direi a chi ha difficoltà, è un sacramento voluto da Cristo, anche in questo caso evidente, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi, è un annunzio pasquale che lui fa da risorto, e quindi spero che, visto che la Chiesa cattolica stabilisce che quel sacramento lì non è che dovete per forza andare dal prete più vicino a casa vostra, dà per scontato che ci sia una ricerca del sacerdote con cui ti viene più semplice, perché ha anche degli aspetti sgradevoli e non piacevoli, il fatto di dover mettersi a nudo e chiedere perdono e riconoscere i peccati. Quando i farisei, che si presentavano puliti esteriormente, Gesù dice loro: date in elemosina quello che avete dentro, e il dentro, si parla di un dentro pieno di cose non belle, il cuore dell'uomo è pieno di cose non belle. Gesù dice: date in elemosina quel dentro. Ecco, nella confessione noi andiamo a dare in elemosina i nostri peccati e la nostra miseria. Penso che sia difficile negare che c'è, spero, perché sennò mi sento solo. Ecco, hai parlato, e nel libro parli dei miracoli, hai parlato della confessione, entrambi i temi che più che mai si illuminano con uno sguardo soprannaturale, appunto, tenendo in considerazione l'agire stesso di Dio, che nei miracoli opera evidentemente, che nella confessione opera, spesso questo forse non viene compreso, no? Si riduce tutto a livello umano, perché non comprendiamo come in realtà è Gesù stesso, no? Operare nel sacramento. E da questo punto di vista, visto che hai citato anche proprio il ruolo del sacerdote, viene fuori un'altra domanda che nel libro emerge: preti, suore, ha ancora senso oggi essere preti e essere suore? Il senso del sacerdozio, della vita religiosa oggi, è una cosa ormai tramontata a fronte della modernità in cui siamo, o forse è quella vocazione che permette a ciascuno di noi, non solo a chi ha la vocazione al sacerdozio e alla vita religiosa, ma di cogliere il primato di Dio nella vita e nel cuore dell'uomo? Ma questa domanda, cioè, in realtà a volte mi sembra strano, cioè, che noi dobbiamo quasi dare delle giustificazioni nell'esistenza del sacerdozio, come se dovessimo dire: ma l'ha voluto Cristo. Cioè, ormai la cosa più semplice, l'ha voluto Cristo, ma basta. Cioè, non è quello il vero problema. Il vero problema mi sembra che sia quello di un relativismo esegetico, per cui tu fondamentalmente del pensiero, cioè di quello che dice Cristo, si capisce quello che dice, si capisce quello che vuole. E Gesù non cambia, è lo stesso ieri, oggi e sempre. È sempre lo stesso e soprattutto è vivente. Persa questa cosa, che tendo a ripetere quasi a ogni omelia, il pensiero che tu cogli dal Vangelo è lo stesso del Cristo vivente ora. Se lui, dopo una notte di preghiera, tra tutti i suoi discepoli, ne scelse 12 con delle caratteristiche, con un criterio di scelta, che non ci torniamo, però, ma veramente, ma come li ha scelti? No, adesso parte tutto. Allora, scena del catechismo, le domande grandi. Mercoledì ero catechismo. Facevo catechismo e, come al solito, e a un certo punto dico: Pietro l'ha scelto Gesù, e come l'ha scelto come Papa? L'ha scelto, perché l'ha scelto come Papa? Perché a un certo punto Gesù chiede ai suoi: ma la gente chi dice che io sia? E tutti dicono la loro: ma tutte cose belle, un profeta, Giovanni Battista, ma voi chi dite che io sia? Chi è che risponde? Risponde Pietro. Allora lì Gesù capisce che questa illuminazione, questa luce, questa evidenza gli è stata regalata a Pietro. Quindi il fatto che il Padre nei cieli ha illuminato Pietro a dire: allora è lui, tu sei Pietro. Cioè lo sceglie come Papa perché è stato beneficiato, è stato illuminato da Dio, e quindi
quello è il criterio per cui... E Gesù non cambia a quel punto, anche se Pietro costantemente cade miseramente, sempre. Guardate, veramente Pietro è imbarazzante. È imbarazzante, a ogni secondo lo fa camminare, vieni e affonda. Poi, due secondi dopo che ha detto questa cosa, va di retro Satana, stammi dietro. Poi il rinnegamento. Poi ancora dopo, risorto Gesù, dice, e lui, rispetto a quello... E Gesù gli dice, a te cosa te ne importa? Cioè, ma cosa ti importa? Se vuole venire... Per dire che quando a catechismo ho detto che Pietro, guardate che ha rinnegato Gesù, ha detto di non conoscerlo, non sotto tortura, con il fuoco caldo e tutto, ma una giovane serva, mentre sotto la croce c'era Giovanni. Allora Gesù avrebbe potuto tranquillamente, in base a un criterio ragionevolissimo e umano, meritocratico, dire a Pietro, mi spiace, ti ho dato tante occasioni, tante opportunità, non te ne ho data una, hai fallito. Il Papa ora è Giovanni, o il Papa è la Madonna. No. E allora, diceva i bambini, Gesù ha fatto così e continua a fare così. Non cambia idea, non ha cambiato idea su Pietro, quindi non cambia idea neanche su di te. Quando ho detto, un bambino gli è scappato, fa. Questo è stato il suo commento. Perfetto. Cioè, ha capito l'enormità della cosa. Questo fischietto mi ha compiaciuto come catechista, è una piccola medaglia che mi sono messo come catechista. Cioè, ha capito l'enormità della faccenda. Però è Gesù che ha scelto, Gesù che ha voluto. Allora a questo punto, di cosa stiamo parlando? Il fatto è che c'è la possibilità di perdere la fede. C'è la possibilità di scandalizzare i piccoli che credono e distorcerli dalla via giusta e fargli perdere la fede. Ma che il sacerdozio e che la vita consacrata sia qualcosa che evidentemente voluto da Cristo e che continua a volere, è la sua volontà attuale, è il suo pensiero che non cambia. Se noi... più che dover giustificare la bellezza del sacerdote, ma perché non so neanche... Io non me la sento di dire... Mi chiedessero se sei contento di essere sacerdote, di essere consacrato... Io veramente sì, profondamente, non cambierei la mia vocazione. Ma non penso che sia... Ma sono contento perché so che questa vocazione è voluta da Gesù e continua a essere voluta da Gesù. Questo mi rende contento. Non soggettivamente come mi sento io, perché socialmente, ad esempio, io mi sento tristissimo, mi sento irrilevante. Come tante altre categorie, tipo gli insegnanti, ecco, che scherzando a scuola con i ragazzi, allora ragazzi, sempre voi andate dai vostri genitori e dite, papà, mamma, ho deciso, da grande voglio fare il filosofo. Noi ridiamo, ma gli inizi del Novecento non ridevano, ma noi ridiamo, giusto padre? È incredibile. Oggi uno non può dire vorrei fare il filosofo, gli ridono in faccia. Vorrei fare lo scultore. Risatina, mamma, papà, vorrei fare il pittore, mamma, papà, vorrei fare il ballerino, cioè io che mamma, papà, voglio fare il prete, ci stava, ma il problema è che vedo tantissime categorie di gente che ormai sono vicine ma il problema è, un ragazzo non può neanche dire, mamma, papà, da grande voglio fare l'insegnante, perché culturalmente, aveva ragione Pasolini, la cultura è diventata quella borghese, proprio nel modo di pensare, per cui quella è l'unica pensabile. Oggi fare l'insegnante nel pensiero dittatoriale della società dei consumi, per cui quello che vale è, ma come? Un lavoro di che non ti pagano
Questo è il pensiero sull'insegnamento, un lavoro di che non ti pagano. E i ragazzi ridono a scuola perché è così. Quindi immaginatevi che cultura, che mondo occidentale è quello per cui non c'è spazio per gli insegnanti, per i poeti non li ho neanche nominati, per gli artisti, per i pittori, per gli scultori, per i filosofi. Cioè, quindi o sei un ingegnere, un avvocato, tac, o un medico, con tutto il rispetto che ho per gli ingegneri, gli avvocati e i medici, bisogna anche di loro, ma tutto il resto, tutto il resto sono dei poveracci. Quindi io non mi metto a giustificare l'esistenza del sacerdozio, il sacerdozio e la vita consacrata è voluta da Cristo, io mi riposo in questa radice eterna, in questa radice soprannaturale della sua volontà, e quindi lì mi riposo. Se dovessi cercarla nella mia utilità sociale, ma è veramente quando io sto in camera e prego e dico la Santa Messa magari in una cappellina, io dovrei essere a posto. Invece devo sempre giustificare la mia esistenza dicendo che faccio tante cose buone, tipo che sono quasi un assistente sociale. Ah, ma tu fai tanto bene ai giovani, tu ascolti, tu fai tutto. Ma non è quello il cuore. Cristo mi ha scelto perché io stessi con Lui, perché pregassi, perché celebrassi la messa e i sacramenti. Per questo. Se io facessi solo questo, sarebbe più che sufficiente. Non mi hanno chiesto di scrivere dei libri. Non mi chiederà. Quanti libri hai scritto con l'edizione di Studio Domenicano? Troppi forse. E io, Signore, io veramente, tu sai tutto, tu sai che io non volevo, però è tutta colpa di Padre Carbone. È colpa sua. E quindi Padre Carbone, io lo guarderò quando lui in purgatorio starà tutto questo tempo con tutti i libri che... Scherzo. Ecco, un altro tema classico è quello che tocca la parola di Dio. La Bibbia, siamo in un contesto in cui spesso prevale una demitizzazione della Bibbia, della parola di Dio, tanti distinguo, si riduce tutto a livello simbolico. Ma allora la Bibbia ha qualcosa di autentico ancora da dirci? È realmente parola di Dio? Oppure è solo un'invenzione o una, come dire, declinazione simbolica di qualche contenuto? Qual è il senso profondo della parola di Dio? Faccio un esempio. Mercoledì arriva scena, arriva la mamma con la bambina, mi fa: Padre Maurizio, oggi... E la bambina deve dirti una cosa, la bambina. E la bambina dice: oggi la maestra ha detto che Adamo ed Eva non sono esistiti veramente. Noi penso che al catechismo dovremmo dire in che senso la Bibbia è vera. Cioè, teologicamente si parla della inerranza della Bibbia. In che senso che è inerrante? Se noi non siamo in grado neanche a una conversazione semplice tra amici di spiegare in che senso un cattolico pensa che la Bibbia è inerrante, abbiamo un problema di formazione, perché è una cosa di per sé complicata. È vero che è più facile per pigrizia dire: vabbè, ma dai, ancora parliamo di Adamo ed Eva, ma credi ancora ad Adamo ed Eva? Ma in che senso allora io devo intendere come cattolico che è vero Adamo ed Eva? Allora, di solito a scuole elementari, ma anche alle superiori funziona benissimo, faccio sempre lo stesso discorso, non escludo neanche che sia venuto fuori all'interno dei nostri incontri, perché la catechesi, e questa è una catechesi, è ripetizione fondamentalmente. Cioè, alla lavagna disegno un cerchiolino, lo coloro integralmente col pennarello e sopra scrivo conoscenza della realtà col metodo scientifico. Poi attorno a questo pallino faccio un cerchio più grande e scrivo conoscenza totale della realtà. E interrogo i ragazzi e dico: vedete ragazzi, voi stessi mi dite che la realtà si conosce anche con la musica, con i racconti, con la poesia, con tante cose, cioè. E quindi ai bambini, l'ho messo nel catechismo le domande grandi dei bambini, perché con loro avviene abitualmente,
faccio sempre questo gesto che molto capisco che, non so, per voi, dico sempre a loro, ma bambini, non ci sono solo le domande scientifiche, fisiche, questa è la posizione giusta, cioè se volete vederla bisogna farlo bene, non solo domande scientifiche, ci sono anche le domande metafisiche, che sono quelle sopra la scienza, sopra la fisica. E facciamo degli esempi. Come funziona l'apparato digerente? È una domanda fisica o metafisica? Fisica! Perché esiste anche l'odio? Fisica o metafisica? Metafisica! Cioè, i bambini capiscono subito che non ci sono solo domande scientifiche. E quindi l'uomo vuole conoscere tutta la realtà. Quando noi diciamo, leggiamo una favola, la favola ha un contenuto di verità. Pensate, di questi tempi, la formica e la cicala. Cioè, persone che vivono, hanno vissuto per anni da cicala, cioè al di sopra delle proprie possibilità. Pensate che non sarebbe mai arrivato le vacche magre. Cioè, che l'inverno non arriva mai, un'eterna estate. E a prendere in giro gli stupidi che invece hanno messo da parte un po' per volta qualcosina come una formichina. Le favole sono vere, ovviamente, hanno elementi fantastici, ma sono vere. Hanno un contenuto, dicono delle verità sui difetti umani che continuano a essere uguali, la volpe e l'uva, eccetera, eccetera. Bene, la Bibbia, che non è una favola, ha un contenuto di verità anche su... Ho preso il toro per le corna, cioè perché un conto è proprio la verità di Adamo ed Eva. Dico ai bambini, Adamo deriva da Adam, che vuol dire terra, quindi vuol dire terroso, terroso. Noi siamo terrosi, veniamo dalla terra, veniamo dal mondo animale, ed è evidente, e tra l'altro anche le scoperte, le teorie dell'evoluzione, eccetera, mostrano come c'è un legame evidente con questo mondo animale, ma c'è anche evidente un balzo, un salto, un superamento, che deve essere descritto, che è legato all'intervento di Dio. Cioè la Bibbia ci dice, ci dà una risposta a una domanda metafisica che l'uomo ha. Dio ci ha voluti, ci ha pensati, ci ha amati. E il nome Adamo, è terroso, che viene dalla terra. Infatti ogni giorno tu puoi sentirti la persona più poetica, ma devi mangiare, devi mettere dentro di te della materia, dentro di te, per poter vivere. Almeno 3 volte al giorno lo devi fare, questo atto. Il transumanesimo vuole essere proprio un superamento di questa cosa insopportabile, che noi abbiamo bisogno della materia, della carne, del mangiare. Vorremmo evitare questo legame così sgradevole con il mondo animale, che ci accomuna così tanto al mondo animale. Questo Adamo è l'unica creatura però che ha c'è un balzo che effettivamente nemmeno la scienza è riuscita a spiegare. Questo salto, pensate che l'ultimo animale, l'australopiteco, si credeva che quando il cosiddetto Homo erectus, sembrava che invece anche l'australopithecus era erectus, ma l'australopiteco, tra l'australopiteco e l'uomo, c'è proprio un salto di tutta una serie di cose. Ma sapete che il primo reperto fossile di un Homo erectus è una donna, e questa donna, poveraccia, non poteva stare erectus perché era malata. E quindi è un po' gli scherzi della paleontologia. Ma la cosa incredibile è talmente malata che ha vissuto mesi con una malattia, ed è, la sua condizione non era conciliabile con la vita. Come ha potuto sopravvivere? È stata curata, è stata accudita. Il segno che fa uno degli elementi che mostrano il passaggio dall'animale all'uomo è questo accudimento, ma altri è proprio il sentimento religioso. Yves Coppens, che era del team che ha scoperto l'Australopithecus Lucy, afferma che
il comparire dell'uomo sulla terra e il comparire del suo pensiero religioso. Ora, capite che il tentativo, poi tra l'altro la teoria di Darwin è stata profondamente messa in discussione, definita, eccetera, eccetera, ma non è in contraddizione con il libro della Genesi. Ma lo diceva già il cardinale Newman negli anni in cui c'era la teoria. Quindi, solo per dirvi un esempio su una questione così scottante, però è scottante perché i bambini vengono a catechismo. La domanda te la fanno: Adamo ed Eva sono esistiti veramente? Ma il mondo è nato come dice la Bibbia o col Big Bang? Cioè tu non sai rispondere a quelle domande. Io, sono queste le questioni grandi che trovate nelle domande grandi dei bambini invece. Noi li perdiamo perché noi non rispondiamo a domande lecite che vengono a loro dal fatto che vanno a scuola. Io continuo di questo a essere convintissimo, anzi ogni giorno che passa ne sono convinto sempre di più. Non c'è posto dove, quando parli di George Edward Lemaître, l'inventore della teoria del Big Bang, che era un prete, io penso che ormai una persona che ha saputo, che sa questa cosa, non la insegna un bambino o un ragazzo, ha una grande responsabilità, ha una colpa morale, perché questa cosa qua, far vedere la fotografia di Lemaître con Einstein, questo prete con Einstein, permette a tantissimi bambini di capire che non c'è nessuna contrapposizione. Quindi un uomo che come scienziato faceva le sue ricerche scientifiche, aveva però anche delle domande metafisiche, e la risposta a queste domande metafisiche è la rivelazione di Dio. Dio non si preoccupa nella Bibbia di non fare errori di scienza. Se tu cerchi degli errori scientifici, li trovi nella Bibbia, perché non si preoccupa di dare una rivelazione corretta scientificamente, precisa, perché ha un altro interesse. E invece è verissima, e non c'è nessun errore quando la rivelazione va a toccare chi è Dio, chi è l'uomo e la via dell'uomo per la salvezza. In questo senso è una parola eterna e di una verità totale. Ecco, in un altro passo hai affrontato un'altra domanda. Devozione o superstizione? Santi o santini? Direi fede o fanatismo? Qual è la differenza? E soprattutto, ecco, siamo nella novena all'Immacolata, in preparazione anche alla festa dell'Immacolata, ci introduce anche proprio nella devozione mariana, così preziosa per noi. Ecco, qual è il ruolo dei santi nella comunione dei santi e le falsificazioni o le false comprensioni su questo tema? Ecco, quello dei santi è uno di quegli argomenti che invece paradossalmente mette un po' in difficoltà. Perché? Perché noi in realtà dei santi, tante volte, cosa sappiamo? Tranne rare eccezioni. Quello che ci dicono sui santi. E continuo a pensare che non è detto che chi ci parla o ci ha parlato dei santi fosse santo. Cioè il problema sono gli agiografi. Se l'agiografo non è santo, rischia di rendermi odioso il santo, perché è pieno di agiografie che mostrano il santo come una sorta di eroe puro, cioè non ti parlano mai. Allora, io capisco che la fonte della santità, mi è più semplice andare alla fonte della santità. La fonte della santità è Cristo. E la santità di Pietro a me mi incoraggia, perché alla fine veramente per la tigna di Cristo anche Pietro ha dato la vita a Gesù, per Gesù. Cioè il protagonista della santità è Cristo, e non c'è un santo che non racconti questo. Il santo indica sempre Cristo. Senza di te, perché Gesù dice senza di me non potete fare nulla, il santo è uno, dice, e lo dice veramente, non come un teatrino: visto che devo essere santo, devo dire per essere santo che senza di lui non posso fare nulla. Ora, capite, ecco perché sono, perché a volte tu devi, come dire, filtrare, e quando un racconto, più il racconto è oggettivo e meno caricato dall'agiografo, io devo confessare che faccio fatica a leggere tante volte i libri di santi.
mi mettono a disagio, cioè li trovo noiosi, li trovo fastidiosi tante volte, proprio non mi piacciono tante volte, mentre quando ci sono scritti di santi, le loro, cioè quando c'è proprio un'autobiografia, un racconto della loro vita, di come lì la difficoltà è che devo semplicemente come dire, depurare dal salto, dalla cultura, cioè c'è un salto di secoli magari, quindi fatto questo però riesco a ritrovare le stesse esperienze. Quando invece gli agiografi, ripeto, non è detto che siano santi, quindi questo, allora vado direttamente alla santità, alla fonte della santità che è Cristo. Il santo è sempre una incarnazione, una manifestazione in un particolare periodo storico, però di quella stessa santità che è la stessa santità di Cristo. Quindi è una persona che ha imparato da Cristo mitezza, umiltà, una persona che non giudica, non condanna, misericordiosa. Cioè, rivedo nella sua vita il ripetersi di quello che capitava a Gesù, cioè che pubblicani e peccatori avevano piacere a stare con lui, a passare del tempo con lui. Io, quello ad esempio è una cosa che mi colpisce, quando persone molto lontane vedo che si avvicinano a certe persone che hanno una facilità, la stessa facilità che Gesù aveva nell'accogliere pubblicani e peccatori, la ritrovi nella vita dei santi più autentici. Ecco, non so se ti ho risposto, però mi andava di condividere questa, sì, questa è un compito molto complicato, quello di chi scrive la vita dei santi. Quindi o li hai conosciuti, e allora quando li hai conosciuti c'è come una sorta di evidenza, ecco, un'evidenza che è la stessa che provavano le folle quando incontravano Gesù, perché il santo è un tralcio vivente, vivo, della vita di Cristo. Quindi tu incontri Cristo incontrando il santo. E nell'incontrare Cristo non si può che arrivare al luogo in cui per antonomasia lo incontriamo, l'Eucaristia, la Santa Messa. Un tuo incontro è proprio intitolato La Messa è finita, con un sottotitolo interessante, chiediamo proprio a te di spiegarcelo: raccontare la messa a chi ci va sempre, a chi non ci è mai andato, a chi non ci andrà mai. La grandezza, l'immensità della messa, un tema sconfinato, dinanzi al quale restare stupiti. Ecco, chiediamo di poterci dire qualcosa. La messa nasce da quando un bambino, perché i bambini sempre te lo chiedono, perché devo andare a messa? Cioè quando un bambino ti chiede perché devo andare a messa, è già un po' la manifestazione di un fallimento catechistico e spirituale. Perché immediatamente quando un bambino mi dice devo andare a messa, io dico no, non devi andare a messa. La messa non è un dovere morale, è un invito evidente, forte da parte di Cristo, e tu a un invito puoi decidere se dire sì o se dire no. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, fate questo in memoria di me. Cioè la messa nasce dal desiderio ardente di Cristo: ho desiderato celebrare questa Pasqua con voi. Un desiderio che continua a esserci. Sull'Eucaristia Gesù si è perso veramente molta la folla dei discepoli. Quando descrive in termini così concreti che quello è veramente il suo corpo e il suo sangue, era qualcosa di imbarazzante, di disgustoso per alcuni suoi discepoli, questa concretezza. E nonostante sarebbe bastato pochissimo per lui dire ma no, veramente era un'immagine, era qualcosa di simbolico che io stavo dicendo, no, lui ribadisce che non era simbolico, che era concreto. Lì molti se ne vanno, perse molti discepoli quando spiegò l'Eucaristia, e
E di fronte a questa fuga, a questo fuggi, ci fu la domanda: volete andare via anche voi? E ancora una volta lì Pietro, si vede proprio che Pietro ha questi vertici, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Io non so, mi viene solo da dire questo, che tantissimi momenti, quando alla sera celebro, domenica sera, alle 7 celebro la Santa Messa, mi viene proprio durante l'omelia di dire: ma vi rendete conto che questa cosa che stiamo vivendo è la cosa più sublime che ci sia, la cosa più immensa, che il resto è tutto veramente inconsistente ed è inutile, cioè è una chiacchiera, perde forza, vanità di vanità. Questa è solo questa è la roccia, questa è veramente, siamo dei privilegiati a poter essere qui a celebrare la Santa Messa. Io questo lo sento ardentemente, che è la... Io sono diventato prete per celebrare la Messa e basta. E oggi dire una cosa così fa quasi sobbalzare. Però mi ricordo Don Walter Magni, era padre spirituale a Milano, al cappellano lì alla Bocconi, che mi diceva sempre questo: si diventa preti per celebrare la Santa Messa. E quindi ringrazio Dio che a gennaio saranno 17 anni che sono sacerdote e fino ad oggi ho celebrato la Messa tutti i giorni, anche da malato. E non rinuncerei per nulla. L'ho celebrata quindi tante volte anche da solo. Come si fa? Uno ha già perso la fede quando dice ha celebrato da solo. Sei da solo, la stai celebrando davanti agli angeli, davanti a tutti i santi, e poi in comunione con tutta la comunione dei santi, per tutte le persone. Però è il primo pensiero di ogni giornata. Quando celebrerò la Messa, dove la dirò? Ma se invece mi cercate l'aspetto invece sentimentale, quindi si sente molto. No, è un'oggettività, non è un sentimento. A volte mi capita di avere lo stimolo dello sbadiglio anche durante la consacrazione. Perché è una cosa, la mattina presto, si è stanchi, eccetera. Ma non è perché sono annoiato, per fortuna che essendoci la cappellina di San Filippo, io do le spalle alla gente, era l'idea bella, nessuno vede che magari, però sto pregando in quel momento e sto chiedo al momento della consacrazione quello che tu vuoi, voglio essere ciò che tu vuoi, in ogni istante, in ogni momento della giornata, voglio offrirti tutto e essere esattamente come vuoi, rendimi come tu mi vuoi, rendici come tu ci vuoi. Non so, la Messa è la cosa più bella che esista, non c'è altro. A me piace la consacrazione, piace molto più della predica. Io purtroppo devo predicare, io capisco che devo pagarlo, questa sorta di dono, non so com'è, devo parlare, devo predicare. Le persone vogliono parla ancora, e io invece vorrei solo dire la Messa in silenzio e basta. Ecco, rimaniamo ancora un attimo sul tema della Messa, perché è una obiezione, una domanda ricorrente: ma perché devo andare a Messa tutte le domeniche? Non posso incontrare Dio in altro modo, o che so, solo nella mia interiorità o nella natura o quant'altro. Ecco, la Messa ci dice qualcosa di più grande. Come ai bambini che mi dicono così, dico: senti, prenditela con Gesù, ma perché te la prendi con me? Scusa, ma l'ha detto lui, prendete, mangiate, fate questo, ma cos'è fate? C'è sempre nel gruppo di catechismo almeno una bambina brava che studia e gli dici: fate che cos'è? Un imperativo, giusto, brava Virginia, un imperativo. Allora, fate questo in memoria di me, ma te la prendi con me? Prendete, mangiate, questo... Ma te la prendi con me, che ti invito?
ma non averci, cioè, io cosa ci posso fare se Gesù ha voluto così e vuole così? E non lo vuole certamente per importi un gioco, ma vuole per darti l'unica, il senso della vita. Cioè, ma se tu non hai il senso della vita, ma neanche la natura ti consola. E a me personalmente, ad esempio, finché non c'è stato Cristo, a me la natura mi ha sempre straziato. Io come Leopardi vedevo la drammaticità della natura, non la consolazione. È vero che ci sono alcune anime che, non so, è vero, siamo diverse come anime che sentono di più l'aspetto pacificante della natura, degli animali e tutto. Ma per me, ad esempio, anche il posto, la giornata più bella, nel posto più bello, era come se sentissi, un po' come Munch, il grido che emergeva dalla creazione. Anche ho sempre percepito di più quello. La creazione geme nelle doglie del parto. E anche lei attende che cosa? La libertà della gloria dei figli di Dio. Cioè la creazione attende la Santa Messa. E ho sempre percepito invece, mentre celebravo la Santa Messa, che ero fortunatissimo. Infatti ci sono delle messe meravigliose, tipo il 15 d'agosto. Il 15 d'agosto amo terribilmente starmene a Roma, in una città deserta, calda, con solo i turisti, e celebro questa messa con nessuno in chiesa, perché sono tutti via. E mi piace, veramente, non è che è un atto reale. Quando vedo quelle 20-30 residuati bellici che siamo rimasti lì al 15 d'agosto, dico, ma davvero, ma vi rendete conto? Noi siamo qua a celebrare la messa. Io, se dirlo senza nessuna invidia, io veramente non so come dirlo, non vorrei essere in nessun altro posto, e lo sentono le persone che sono sincero, ma proprio al di là di ogni possibilità, io non vorrei essere su un panfilo, su uno yacht, su una spiaggettina della Grecia con un aperitivo, non vorrei essere da nessun'altra parte che sudato a celebrare la messa il 15 agosto che percepisce. E quindi queste persone che magari si sentono gli sfigati della città, cioè quelli che sono rimasti lì perché è tutto, finisce la messa che c'è una letizia, una contentezza, perché che è trascinante. Mi permetto di toccare ancora e di sollecitare Padre Maurizio su un altro tema classico che è oggetto un po' delle nostre, delle domande che ascoltiamo, delle obiezioni alla fede, il grande tema della Chiesa. Sì, io credo in Gesù, ma non accetto la Chiesa, ma dopo quello che è successo, per carità. Ecco, fede in Cristo, fede in Dio, fede nella Chiesa. Il grande mistero della Chiesa, come illuminarlo? Non mi sono mai trovato a disagio quando, parlando del mistero della Chiesa, ancora lì, partendo dal fatto che è voluta da Gesù, evidentemente, questa conferma di Pietro, e allora quando tu parti da quello diventa molto comico, molto divertente descrivere tutte le scene, cosa che ho già fatto mille volte, però sono proprio divertente, cioè mi diverto anch'io ogni volta a farlo, cioè immaginare il momento in cui c'è Giacomo e Giovanni con quel caratterino da Boanerges, soprannominati Boanerges, figli del trono, che stanno dietro e la mamma in ginocchio davanti loro che chiede per loro il posto a sinistra e a destra nel regno, con gli altri 10 che litigano, dire ma guarda sti infami, tutto. C'è una scena talmente, veramente, come dire, imbarazzante, disgustosa, cioè dite quello che volete, cioè, si vede proprio che non avevano, a un passo dalla morte di Gesù, non hanno capito niente. Questi volevano, mandano avanti mamma che si inginocchino, che davanti chiede il posticino, proprio come proprio un film di Totò, capisci? Chiede uno a sinistra, uno a destra, e gli altri 10 che litigano, e tra i 10 c'è anche Giuda, quello che è stato scelto dopo la notte di preghiera da Gesù, e tutti sapevano che era ladro, perché teneva la cassa e rubava. Cioè è una cosa meravigliosa, cioè la Chiesa è talmente imbarazzante da subito, per volontà divina, non sono coraggiosi, scappano, cioè, è stupendo, veramente, e non, ma poi questa cosa indecente, cioè che Gesù
evidentemente tra tutti i discepoli ne sceglie 12 maschi, con un criterio minimamente meritocratico. Cioè, ma mettiamo Papa, la Madonna e Vescovi, le donne che erano sotto la croce, come minimo. Ci fanno una figura, le donne meravigliose. Purtroppo, cioè, per fortuna la Chiesa non è meritocratica. Cioè, proprio non è, le migliori come discepoli appaiono le donne, chiaramente, e continua a essere così. Cioè, le migliori sono le donne, evidentemente. Però c'è questo mistero di libertà di Cristo che continua a esserci, e chiaro che chi ha una visione semplicemente politica della realtà orizzontale o protestante, come vuoi, poi mi fa ridere che questi sono partiti con sola scrittura, poi non so dove è finita la scrittura, perché è proprio l'ultima cosa che si preoccupano. Cioè, c'è solo, si è passati dalla sola scrittura al solo sentimento di come sento io le cose e di come le vedo io, perché se tu ti fermassi a sola scrittura vedresti che il criterio di Gesù ha voluto la Chiesa ed è... Io sinceramente quando leggo il Vangelo noto già tutte le cose che per alcuni sono i motivi per cui che evidentemente bisogna andare via dalla Chiesa. Noto il carrierismo, noto il furto, noto l'amore per i soldi, noto il poco coraggio e tante altre cose, ecco. Io sono rimasta molto colpita dalle sue parole in merito al sacerdozio. Ci vorrebbero più preti così, ma non lo dico per dire, ma si percepisce proprio questo fuoco, no, di passione che purtroppo oggi non sempre c'è. Non vuole essere una critica, però anche un po' un esame della realtà. Mi ricordo, insomma, da molti scritti che ho letto di Padre Pio, anche lui aveva questo amore straordinario per la messa. Io sinceramente amo infinitamente l'adorazione di cui faccio esperienza da 16 anni. La messa non ho forse capito profondamente il senso, cioè ci vado sempre, però alcune volte sinceramente vorrei trovare dei sacerdoti un po', non voglio dare a loro la colpa, però che me la facessero vivere con più pathos, insomma. E lo stesso vale per la confessione, quindi tante volte mi trovo ad andare, sinceramente parlando, un po' per abitudine, cioè nel senso che so che dice Gesù, però non c'è sempre quell'aggancio che dice ah, che bello vado a messa perché esci comunque arricchita dalle omelie o dalle confessioni. Anzi, tante volte quando mi devo andare a confessare sono preoccupata, dico aiuto, chissà che mi capiterà, perché insomma alcune esperienze non sono state positive. Mi chiedo, per concludere, come si possa comunque tenere vivo a livello personale questo entusiasmo, no? Questo fuoco, a prescindere insomma da chi incontri. Grazie, scusa se mi sono dilungata. Anzi, mi dai l'occasione per dire che io non sono una persona entusiasta. Questa è mi ricordo una delle prime catechesi che facevo già da novizio, ancora prima di diventare sacerdote, e ci rimase male qualcuno. Per me l'entusiasmo sta proprio a zero. Per me l'entusiasmo è inaffidabile, nel senso che capisco bene quello che vuoi dire, però il problema, io sono ratzingeriano di ferro e penso con Papa Benedetto che il problema sia la fede, perché poi è proprio quello che aiuta, è l'oggettività della fede e la relativizzazione dei miei stati d'animo e delle mie sensazioni. Cioè, questa verità della... cioè, a me è questo che mi ha sempre guidato e che mi guida, cioè l'oggettività. Qual è l'oggettività della fede? Che l'oggettività della fede... L'oggettività della fede è che qua ho davanti dei battezzati, ho davanti dei figli di Dio. Io sto esercitando il munus docendi, cioè il dono dell'insegnamento in quanto sacerdote di Cristo e legato al sacramento. E quindi ho fede in questo e non negli elementi soggettivi, come sto, come mi sento, come sono gli occhi delle persone, come... perché fondamentalmente quello che ho fatto è una pura ripetizione di cose che ho detto già mille volte. Ma se tu la vivi, o sei ossessionato dal dire sempre delle cose nuove e frizzanti, oppure da altro, vuol dire che al centro ci sei tu. Io invece ho fede che
quello che desidero è la volontà di Cristo, quello che vuole Cristo per voi. Quindi consegnandolo, quindi penso che quello che intercetti non è una mancanza di fuoco, è a volte una battaglia di fede nel cuore di molti sacerdoti. Cioè l'impressione che sia inutile, che sia inefficace, la perdita di fede nella potenza del sacrificio. La messa è un sacrificio, già avere il coraggio di dirlo è un sacrificio, è il sacrificio di Cristo. Se tu mi chiedessi a me perché tu vai a messa, io le idee ce l'ho molto chiare sul perché, sulla potenza che si... Perché io voglio diventare finalmente amico di qualcuno. Sembra una frase da baci Perugina, da incontri. In realtà ho talmente chiare le caratteristiche del vero amico, che il vero amico leale, il vero amico non ti parla alle spalle, è generoso, è sincero. Le ho benissimo chiare, che io capisco che senza il vero amico che è Cristo io non potrò mai diventare vero amico di nessuno. Io ho bisogno del sacrificio di Cristo, se no io da buono, da solo, non lo divento. Ho bisogno del sangue di quello lì che mi dia forza. Questo non è entusiasmo, questo non è pathos, questa è fede. Persa questa fede, puoi andartene a casa, perché fondamentalmente senti solo l'aspetto materiale, che è quello che oggettivamente la messa è ripetitiva, sempre le stesse formule, sempre tu per quanto puoi... Cioè, e anche quelli che devono sempre fare i canti nuovi e tutto, poi canti nuovi che dopo 10 anni sono una barba e sono sempre gli stessi, è una brutta fatica. Vedo che il gregoriano è proprio il top, è vero che è il canto della chiesa, il gregoriano. Tu puoi intonare e insegnarlo, è fresco, ha sempre qualcosa di vivace. Cioè quando insegni le antifone mariane, ad esempio, sono bellissime, quella del tempo di avvento, Alma, cioè, ma quale canto? Alma, Redentoris Mater. Queste dovrebbero saperle tutti i bambini. Però quando, e poi c'è una sapienza della Chiesa, per cui cambiando il tempo liturgico cambia l'antifona, quindi nel tempo ordinario torna Sottum presidium confugimus, poi c'è avere, insomma. Però non è quello, cioè non, il senso, se tu cerchi anche, perché la dimostrazione è che i monaci nei monasteri che cantano gregoriano, dopo un po', sensibilmente ci si annoia, la messa è noiosa materialmente. Le letture, immaginate il Vangelo dopo che tu l'hai predicato 1000 volte, l'hai ascoltato 1000 volte, se tu cerchi una lusinga alla tua sensibilità viene mortificata dopo un po', perché sono sempre gli stessi Vangeli, sempre le stesse letture, sempre le stesse cose, dopo 20 anni che ci vai non è quello, non è in quel senso che è nuova. E quindi un sacerdote che rimane solo a livello sensazionale, dopo 20 anni, 30 anni di quella roba lì, che magari poveraccio è in una chiesetta che non vede nessuno, sono rimaste le vecchiette, e il problema è la fede, è la fede. Fate questo in memoria di me. Sì Signore, l'hai detto, l'hai comandato e io lo faccio. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, lo faccio. È la fede. Che capisco, uno pensa che questo che sto dicendo è fuoco, pathos, entusiasmo. No, si chiama fede. E mi commuove un signore che è morto, che non era particolarmente, veniva a confessarsi, era con la sua sedia a rotelle, però non dovete immaginare, era ricco, non era povero, era molto ben seguito, diciamo, che era accompagnato. Lui mi diceva sempre alla fine di ogni confessione, padre, io prego perché il Signore le conservi la fede. Io volevo abbracciarlo e dirgli, tu hai capito tutto, questo è il vero punto. E San Paolo dice questo, combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Questo è il punto, secondo me, del problema. E
grazie però della tua domanda, perché come vedi è dato un modo di dire te. Sì. La ricerca scientifica, col metodo scientifico, quando si può fare ricerca scientifica col metodo scientifico? Cioè, ci sono tante volte nel mondo della paleontologia sono delle ipotesi scientifiche, perché mancano poi le prove, di fatto. Okay? Però quello che emerge, io non so se Yves Coppens fosse paleontologo, fosse credente, ma non vuol dire niente. Lui coglieva proprio che il passaggio, l'uomo, diceva, in quanto uomo è segnalato dal pensiero religioso, cioè il pensiero religioso è dell'uomo e prima non c'è, nell'animale non c'è, quindi evidentemente c'è un intervento diretto di Dio, per cui c'è un salto. Quei testi dell'Antico Testamento, quelli di Genesi, sono testi evidentemente non di tipo cronachistico o scientifico, sono testi, dire che sono testi che dicono delle verità con un genere letterario particolare, che è quello di un racconto simbolico. Ma dire simbolico, purtroppo noi simbolico immediatamente pensiamo che vuol dire falso, che vuol dire non vero. No, è vero, cioè ti dicono delle cose eternamente vere. L'uomo è stato pensato e voluto da Dio? Sì! C'è l'intelligenza di Dio, ma già nel Medioevo questa cosa l'avevano colta, tanto che nel libro Le domande grandi dei bambini l'ho messo, che c'è Dio creatore con il compasso in mano, prima dei massoni ce l'avevano i medievali, che c'era il non la terra ma l'universo, e Dio che scrive le leggi invisibili dello sviluppo dell'universo dentro la materia. Cioè l'idea non è di un, se no altrimenti dovremmo immaginare che la creazione Dio fosse tipo un grande mago Merlino che ha creato dicendo bidi bebo de bebu mucca, bidi bebo de bebu animali in 7 giorni, ma sono 7 giorni, cioè è evidente, sono 7 giorni di 24 ore, era lì a dire allora iniziamo, adesso non perdiamo tempo, eh? Sì, però visto che si parla di 7 giorni di creazione, non sono giorni di 24 ore, ovviamente, ecco, e così come non sono 24 ore, ma significa che è un processo creativo con delle fasi lunghissime, no? E quindi diceva Newman, il fatto di credere che non è stata una creazione istantanea, ma è stata una creazione in cui Dio con la sua volontà ha messo dentro delle leggi di questo sviluppo, non contraddice minimamente il racconto di Genesi, che invece dice altre verità. L'uomo è voluto da Dio, è l'unica creatura in grado, è fatto a immagine e somiglianza di Dio, effettivamente. Perché e questa differenza tra l'uomo e l'animale noi la vediamo da tante cose. Proprio si può anche constatare concretamente in tante cose, che non so, l'uomo è l'unica creatura che seppellisce, si percepisce così diverso dagli animali che è l'unico che seppellisce i suoi morti anche quando non li conosce. Gli animali non lo fanno, cioè gli animali quando non c'è un interesse a tenere in vita un animale lo lasciano morire, invece il primo uomo Erectus è una donna che è stata accudita per mesi interi da malato. Questa informazione l'ho trovata in un libro scritto da un ateo, cioè che rimane colpito, si chiama Roberto Mercadini, mi sa che è di Bologna, romagnolo Roberto Mercadini, un grande. Nel libro Le domande piccole dei grandi ci sono delle domande interessantissime all'interno di ogni passo, sono le domande che appunto sono state presentate in modo anonimo nei singoli passi, che toccano una pluralità di temi, ecco, che vi invito a leggere. Ne attingo a qualcuna, in riferimento proprio innanzitutto alla Santa Messa e al mistero della Chiesa. Ecco, le lancio così, lasciando che poi magari tu ci dica ancora qualcosa. Come è possibile incontrare Gesù oggi? Come si lascia incontrare dall'uomo di oggi? Era una domanda di questo tipo. L'altra sulla messa, che forse a livello molto pratico tocca a tutti, come evitare le distrazioni durante la messa, ne parlate in prima persona prima. E sulla passione di Gesù, la messa come sacrificio, una domanda interessante, ma non si dedica poco tempo durante la messa alla passione di Gesù? Ecco.
collegandomi alla domanda di prima, cioè quando io noto un certo rischio di psicologismo in certe confessioni, cioè sì, cioè è inevitabile che in una conversazione c'è anche un elemento, cioè, dove do qualche cosa di, però il rischio di ridurre la confessione a un psicologismo c'è, cioè il fatto di perdere questa radice di fede e soprannaturale della confessione fa sì che debbano diventare centrali delle cose, tipo è molto delicato per questo argomento, perché in realtà certo il sacerdote non può essere scostante, maleducato, freddo e tutto, ma questo a prescindere non lo dovrebbe essere tutto. Però quello che, se tu mi dici qual è il rischio, io non vedo il rischio più grande in un sacerdote che non ha tanta voglia di confessare. Per me la cosa che è più grave è proprio questa, quando questa perdita di fede c'è, e quindi fondamentalmente c'è una sorta di fuga dal confessionale e anche dalla voglia di confessare. Un po' facendo un parallelo, quella che mi sembra che i sacerdoti a volte abbiano le mani molto ritratte anche sul benedire, cioè, come la benedizione, mamma mia, cioè dire, quando tu vai un sacerdote e mi benedico, sembra quasi che c'è un fastidio, come se il fatto di benedire sia una cosa complicata o che non va, quasi superstizione. Mi sembra di vedere a volte anche questo disamore nei confronti della confessione, che però mi sembra un problema di fede principalmente. Quindi quando questa mancanza di fede passa, viene percepita, mi sembra che sia una cosa che veramente scandalizza. Oppure quando appunto viene usata quel momento sacramentale dove l'esperienza di fede è centrale, e il sacerdote dovrebbe sempre ricondurre a quell'esperienza di fede, e invece diventa un momento di una analisi psicologica della vita. Cioè la confessione, ad esempio, è oggettiva. Certi pensano che devono tirar fuori tutto, ma no, ma tu mi devi confessare i peccati dall'ultima confessione. Io non voglio, cioè io certe volte, quando certe persone iniziano, però padre, però io dovrei raccontarle bene tutto. No, per favore, no, anche, cioè, io non sono il padre spirituale, io sono un confessore, in questo momento i peccati dall'ultima confessione, no? Quindi portare... Che domanda hai fatto tu invece? Non mi ricordo più. Come Dio, come Gesù stesso si fa incontrare oggi? Ah, ok, sì. Io un pensiero proprio che è proprio di questi anni forte, è questo modo di accostare il Vangelo. Cioè quando io mi accosto al Vangelo, dico, lo guardo e dico, che pensiero emerge di Gesù? Cosa pensa Gesù? E quindi quando tu ti preoccupi, cosa sta pensando? E quel pensiero lì è quello attuale, vivo, di Gesù oggi. Cioè, lui vivente pensa in questo momento la stessa cosa. Cioè, non ha cambiato idea. Cioè, se Gesù... Quindi, a me questo... penso che questa sia la cosa più... Ricordare questa verità, ancora una volta, di fede. Che Gesù è vivo, vivente, e pensante e volente. E che la sua volontà è uguale a quella che noi troviamo nel Vangelo, non è cambiato, ecco. Io questo, e invece per quanto riguarda la messa, ti do ragione, ovviamente, c'è una protestantizzazione della Chiesa Cattolica, ovviamente, che è sotto gli occhi di tutto, per cui al centro sembra che sia appunto la predicazione, la parola, uno a messa dovrebbe trovare sempre... vi dico l'altro lato, è brutto vedere certa gente che sembrano spettatori non paganti, cioè arrivano lì e si mettono quasi come dei gourmet, vediamo se oggi questa domenica, e magari commentano uscendo, no, ma questa domenica non era tanto in forma, no, questa omelia, tutto è ributtante, disgustoso, io maledico questa, non le persone, ma questa attitudine, cioè, perché c'è uno spostamento
eccessivo sulla, sulla predicazione, sulla omelia rispetto almeno deve essere, le due mense dovrebbero essere equilibrate, ecco. Quindi io ad esempio personalmente cerco di starci molto attento anche nel ritmo della celebrazione, di far cogliere la mia smaccata preferenza per la seconda parte rispetto alla prima, e di come la seconda è proprio più esistenziale, cioè tu è bellissimo perché tu puoi essere in qualsiasi momento della giornata, della settimana, avere qualsiasi dolore interiore e unirti a Cristo e celebrare la messa è la cosa più bella. Quindi credo ad esempio che la liturgia celebrata con la semplicità di cui parla il Concilio Vaticano II, quindi con parti in latino, perché così dice il Concilio Vaticano II, con bei canti, con quella nobile semplicità della liturgia, sia veramente, non teoricamente, un momento di incontro con Cristo vivente. Quindi lo si trova sicuramente nella parola, e per me, non per me, anche per me l'esperienza d'adorazione eucaristica è centrale. Detto con semplicità, perché sennò uno immagina che l'adorazione eucaristica debba, io a volte dico le cose proprio come stanno, perché almeno le persone non si fanno delle idee sbagliate. Per me, mi sveglio la mattina, vado da Tonino, porto i miei biscotti, e lui, questo bar Tonino, mi fa il caffè latte e mangio i biscotti da Tonino con la gente del bar, e quindi commenti su tutte le varie cose possibili. Poi torno in comunità, vado in cappellina, stiamo parlando delle 6:20, 6:30, e quello per me è veramente il momento più bello della giornata. Però non è bello, non dovete immaginare che ho delle commozioni, ho dei sentimenti particolari, che sento la dolcezza di Gesù. Uno dall'esterno dire: ma come si è addormentato? A volte mi capita anche lì, cioè, che sento, cos'è sto rumore? Ah, sono io. Cioè, però sto davanti al Signore Gesù ed è evidente per me che sono lì per pregare, lì per dirgli eccomi, per dirgli più che altro voglio quello che tu vuoi, sì, per dirgli sì, senza condizioni. Tutto quello che tu vuoi nel Vangelo lo voglio nella mia vita, voglio solo quello, anzi, tutto il resto non mi interessa. Io voglio proprio che tutto quello che tu vuoi, e hai detto che vuoi nel Vangelo, lo vuoi ora, questo si incarni nella mia vita, io voglio questo. E passo del tempo dicendo questo sì davanti al tabernacolo. Questa per me è l'adorazione eucaristica. Non è, cioè, non è stare lì davanti al tabernacolo così, con sguardi languidi, sensazioni particolari. È un, ecco, per me l'incontro con Cristo è nella volontà, non nei sentimenti. Deve essere ben intesa questa cosa, nella volontà, è un accordo di volontà, è un assenso continuo, istante per istante, dell'adorazione alla sua volontà che non cambia. Questo è l'adorazione per me. Non è il ricercare un mio stato d'animo, una mia sensazione, un mio commozione interiore. È un momento in cui oggettivamente io mi sottometto alla volontà di uno che vive, cioè quello Gesù vive, vivente, ha un pensiero, una volontà, e io voglio quella volontà e posso essere tranquillo che non è cambiata rispetto al Vangelo che leggo in quel giorno a messa. E l'altra domanda invece era: come evitare le distrazioni durante la messa? Basta che, diceva San Francesco di Sales, che le distrazioni sono due tipi: involontarie e volontarie. Quelle che noi dobbiamo evitare sono quelle volontarie. Quelle involontarie si sopportano e si portano pazientemente. Diceva lui che come questa pecorella dell'attenzione che si distrae, se tu certi giorni devi richiamarla con dolcezza, dice Francesco di Sales, e riportarla lì attenta, la riporti anche mille volte, perché tu non lo vorresti, ti dispiace che sia così, ma ci sono certe giornate che funziona così. Quindi le distrazioni le do per scontate, cioè non c'è mai una messa in cui non mi distraggo, mai, neanche stamattina. Perché mi sono distratto stamattina? C'era uno spiffero terribile che arrivava lì, poi ero nervoso perché
avevo lavato il camice e me lo sono trovato sporco, ho detto ma chi è che l'ha usato il mio camice? E quindi sono partito dalla messa con questi pensieri molto nobili e alti e poi mi sono accordato, cioè, la parola accordarsi è quella che trovo che sia la più comprensibile, cioè, io posso avere, magari ci sono delle giornate che tiene l'accordatura e quindi la mia volontà è voler quello che vuole Dio tutto il tempo della preghiera, ci sono delle giornate molto umide in cui l'accordatura salta e tu ogni giorno tic, devi riaccordare lo strumento tante volte. Bene, ringraziamo Padre Maurizio, se qualcuno ha naturalmente però ancora qualcosa da chiedere può farlo, altrimenti lasciamo una chiosa finale, siamo nel tempo di Avvento, un tuo spunto per vivere l'Avvento. Per me l'Avvento è il tempo liturgico preferito tra tutti, questo non saprei dire perché, nella mia hit parade c'è l'Avvento, poi non so se la Quaresima o il tempo ordinario, perché forse il verde del tempo ordinario è la Quaresima, metterei al terzo posto la Quaresima. Ho difficoltà grossissime con la Pasqua, cioè proprio le ferie dopo la Pasqua. Sono più, forse perché l'Avvento, non so, mi sembra così, mi sembra un tempo evidente, ecco, il tempo dell'Avvento. Nel senso che quel preghiera cristiana, Maranatà, vieni Signore, mi sembra sempre di più, la sento sempre più vicina, vieni Signore Gesù, perché senza di te non c'è niente di bello in questo mondo, cioè tutto è vano, non regge. C'è un canto filippino che ha cantato San Filippo Neri, che si intitola Già viene il Gran Signore, dice Già viene il Gran Signore, sfuggimo ad incontrarlo, con suono, canto e ballo e giubilante core. Cioè già viene il Gran Signore, andiamo ad incontrarlo, con suono, canto e ballo e giubilante cuore. E dice ciascun per sé vedrallo, secondo che gli è tale, secondo che ha l'occhiale rosso, verde o giallo. Cioè ciascuno lo vedrà secondo il colore delle sue lenti. Se tu gli vai incontro perché lo attendi, lo vedrai come il Signore gioioso della storia che viene a giudicare la tua vita e giudicherà tutto il mondo. Se non hai voglia di incontrarlo o lo vedi male, dalle lenti che hai, se gli scappi, gli sfuggi, tanto prima o poi arriva, quindi andiamogli incontro, ecco. Quindi a me questa cosa nell'Avvento sento di più che l'attesa del Natale, mi viene in mente proprio la parusia, l'Avvento definitivo del Signore. Quindi io non penso tanto all'avvenuta di Gesù, ma all'incarnazione. Mi sembra che ogni anno che passi ci avviciniamo di sempre più alla parusia, quindi è come se la parusia, cioè la venuta gloriosa di Gesù ci sta avvicinando, non so quando sarà, magari sarà 3.000 anni, però è comunque più vicina ed è sempre più vicina, anno dopo anno. Quindi è come se la parusia iniziasse adesso e l'Avvento è questo tempo qua che ci ricorda che questa parusia sta arrivando. Quindi darei questa immagine, che è questa realtà. Grazie Padre Maurizio. Trovate tanti altri spunti naturalmente su questo libro, Le domande piccole dei grandi, Vivere la fede oltre i luoghi comuni, come dicevo, una molteplicità di domande interessantissime, può essere anche una buona idea in preparazione al Natale, anche per suggerire e condividere qualche lettura interessante per un dono alle persone a noi care. Così come quest'altro libro che già conoscerete, quello che abbiamo editato l'anno scorso, Ritorna il re, la libertà del vero e la dittatura del politically correct. Ecco, una proposta che potete trovare naturalmente anche in fondo alla sala. Padre Maurizio adesso è ancora a disposizione per un attimo di tempo, se volete chiedere una dedica o far autografare i libri o salutarlo di persona, lo ringraziamo, lo aspettiamo a Dio piacendo prossimamente per altre nostre pubblicazioni, perché nonostante appunto non sia stato lui a promuovere, a insistere, ma è una idea, è una ispirazione, intuizione bella, quella di rendere concreto anche accessibile a tutti il tesoro prezioso dei 5 passi al mistero. Insieme a lui cogliamo anche i suoi suggerimenti per vivere insieme incontro al Signore che viene,
la nostra vita, questo tempo di prove di grazia, che non è solo l'Avvento, questo tempo storico che la Chiesa e ciascuno di noi vive, proiettato verso il ritorno glorioso, verso l'incontro con il risorto, ogni giorno della nostra vita. Grazie a tutti voi.